Con Huawei Fit si possono fare diverse cose, però possiamo dividere il suo funzionamento in tre aree: l'area smart, l'area fitness e l'area sport. Ora, nella recensione, vi spiego bene come funziona. Prima di tutto vediamo com'è fatto. La forma e le dimensioni sono quelle di un classico orologio da polso. Mi è piaciuto perché è davvero molto leggero, 35 grammi, è piccolo, non è troppo impegnativo da portare, quasi non si nota. Beh, diciamo che l'arancione non è proprio un colore sobrio. Comunque questa è la versione chiamata Moonlight Silver, che arriverà a gennaio, con cinturino da 18 mm. Ne esiste già una in commercio con cinturino da 20 mm in colorazione nera. In entrambi i casi si può sostituire il cinturino con un modello di larghezza adeguata. La cassa è in alluminio, mentre la parte inferiore, dove è alloggiato il sensore di battito cardiaco, è in plastica. Il tutto è resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità con certificazione IP68. Il quadrante è attorniato da una corona a trama metallica con inserti a specchio per le ore. Molto elegante e soprattutto ben armonizzata con lo schermo E-Ink monocromatico transreflective. Il display ha una risoluzione 208x208 pixel con diametro di 1,04 pollici. Rimane sempre ben visibile e si legge alla perfezione con qualunque condizione di luminosità ambientale, specialmente sotto la luce diretta del sole. Anzi, più lo esponiamo alla luce diretta e più si vede bene. L'effetto indesiderato della tecnologia E-Ink è una reattività molto molto bassa rispetto ai normali touchscreen. Bisogna sfiorare lo schermo con movimenti relativamente lenti e precisi rispetto a ciò a cui siamo abituati. È presente una retroilluminazione adeguata e automatica grazie ad un sensore nascosto sotto al vetro protettivo che è Gorilla Glass. All'interno c'è un accelerometro, un giroscopio, un motore di vibrazione e una batteria da 80 mAh che si ricarica tramite questa basetta di ricarica su cui si va ad attaccare magneticamente, basetta che si ricarica tramite un normalissimo cavetto micro USB che si può staccare, potete collegarlo al computer o a un alimentatore per lo smartphone. Il meccanismo per muoversi nelle schermate è molto semplice: swipe in verticale per muoversi su piani diversi, un tap e poi di nuovo un movimento in verticale per entrare nei sottomenu e muoversi all'interno delle varie voci. Per tornare indietro basta uno swipe da sinistra verso destra. La parte smart è affidata sostanzialmente alla capacità di portare tutte le notifiche al polso. Tramite l'applicazione da installare sullo smartphone, che si chiama Huawei Wear, possiamo selezionare le applicazioni che devono notificare. Il collegamento avverrà tramite Bluetooth 4.2 Low Energy. Questo significa che sugli smartphone moderni, che hanno appunto il Bluetooth 4.2, il consumo sarà praticamente nulla. Il consumo dovuto al collegamento via Bluetooth, anche se è costantemente collegato, sarà praticamente nullo. La stessa cosa però non possiamo dirla per lo smartwatch. Infatti, la batteria da 80 mAh dura circa 4-5 giorni, però se abilitiamo tante notifiche, la maggior parte di quelle che riceviamo sullo smartphone le portiamo al polso, la durata andrà decisamente a dimezzarsi, attestandosi sui 2, massimo 3 giorni. Un aspetto che mi è piaciuto molto è il fatto che l'orologio non andrà a notificare se si accorge che stiamo dormendo. E un'altra funzione utile è la sveglia intelligente, che farà vibrare l'orologio a partire da 10 minuti prima della sveglia impostata e solo se siamo in condizione di sonno leggero. Un aspetto invece negativo è la gestione delle notifiche completamente sull'orologio. Rimangono sempre lì finché noi non le eliminiamo dall'orologio stesso e si accumulano. Ad un certo punto non si capisce più nulla. Si può leggere comunque tutto il testo dei messaggi, ma non si può rispondere. A ricevimento di una chiamata, poi l'orologio vibrerà e potremo andare a silenziare. Bene, questa è la parte smart, però lui si chiama Huawei Fit per un motivo. Infatti è in grado di tracciare completamente i vostri movimenti. Prima di tutto i passi. È abbastanza preciso nei passi, l'ho trovato affidabile, però risente molto dei movimenti involontari della mano. Quindi a fine giornata, in una giornata media, avete un filino di sovrastima sui passi effettuati. Ho trovato abbastanza preciso anche nel rilevamento del sonno, che è automatico, non dobbiamo andarlo ad impostare dall'applicazione, anche se va un po' a confondersi nei momenti in cui magari alla sera siamo fermi, per esempio se siamo al computer prima di andare a letto,
oppure al mattino quando ci svegliamo, se ci alziamo, ci sediamo magari a tavola a fare colazione, ecco, in quel momento lui lo vedrà come un sonno leggero. Poi insieme al tracking del movimento e del sonno ci saranno un sacco di statistiche sulle calorie, sui passi, la massa grassa che abbiamo perso durante la giornata e poi andrà a monitorare costantemente il battito cardiaco, costantemente più o meno, in realtà si tratta di una misurazione ogni circa 20 minuti, misurazione che comunque è abbastanza attendibile. E infine c'è l'area sportiva, sì, perché qua dentro ci sono degli algoritmi che vi permettono di calcolare in modo approssimativo un'attività. Cosa può misurare? Beh, la corsa sostanzialmente, le camminate, il nuoto, la bicicletta e anche il tapis roulant. Per quanto riguarda la bicicletta dovrete attivare il GPS sullo smartphone per farvi tracciare, lui abiliterà il rilevamento costante dell'attività cardiaca. Io mi sono focalizzato più che altro sulla corsa, sul nuoto non l'ho provato personalmente, l'ha provato il mio collega Michael, sembra funzionare, però in realtà poi l'applicazione non è ancora supportata la funzione, quindi non avremo traccia dei dati che abbiamo registrato, possiamo controllarli solo mentre stiamo nuotando, quindi insomma vi faremo sapere se poi è preciso anche nel nuoto. Nella corsa io ho notato che la precisione è discutibile, nel senso che non si può regolare la lunghezza del passo. Ora, se siete una persona media, di altezza media, come me, circa 1,80, che avete una lunghezza del passo medio e camminate a una velocità media, allora azzeccherà sia i passi che la distanza. Se invece magari siete una persona di statura media ma fate una camminata a passo lungo, lui andrà totalmente a sbagliare la distanza percorsa. Idem se state correndo, ad un ritmo mediocre, allora lui ci azzeccherà. Se correte un pochino più veloce o un pochino più lenti del normale, allora lui andrà a sbagliare sostanzialmente quella che è la distanza, semplicemente perché lui calcola per un tot numero di passi una certa distanza, ma non è detto che i nostri passi siano ovviamente tutti uguali. Per quanto riguarda il battito cardiaco, devo dire che è un pochino lento a reagire, se per esempio fate uno scatto e poi rallentate, lui non ha la capacità di beccare proprio quello scatto in quel momento in cui il vostro battito cardiaco è salito, però come linea di tendenza è piuttosto affidabile, l'ho provato confrontandolo con il mio smartwatch che uso abitualmente per correre e le differenze nella media praticamente non ci sono. Ebbene, proviamo a tirare un po' le conclusioni della recensione su Huawei Fit. Questo è il mio personale pensiero e quello di altre persone con cui ho parlato in questi giorni e che sono, diciamo, più vicine al mondo dello sport. Io per esempio utilizzo per la bici, per la corsa, un orologio dedicato proprio allo sport, con GPS, con un sensore di battito cardiaco qua sulla fascia cardio, insomma, con alcune accortezze che mi permettono di avere una certa precisione. Questo non è uno strumento per chi vuole monitorare con attenzione la propria attività sportiva, non è nemmeno uno strumento per chi è appassionato tanto di tecnologie e vuole avere le notifiche al polso, vuole avere tutta la parte smart che possono fare per esempio gli smartwatch con Android Wear. Questo è un po' un ibrido, non è il solo Huawei Fit, esistono anche altri prodotti, altre marche che fanno prodotti simili. Ecco, all'interno di questa nicchia di prodotti ibridi, devo dire che Huawei Fit fa egregiamente il suo lavoro. Io ho qualche dubbio sul prodotto perché sono un po' a metà tra tutto e a me non piacciono le mezze misure, però capisco che c'è un sacco di gente che non ambisce ad avere un orologio sportivo completissimo, non vuole nemmeno una smart band come potrebbe essere il Mi Band 2 che è altamente impreciso in tutte le sue misurazioni, vuole qualcosina in più senza però dover prendere per forza uno smartwatch. Ecco, in questo caso devo dire che Huawei Fit è un'ottima soluzione. Bene, se dovessi riassumere tre aspetti positivi di Huawei Watch, direi lo schermo Transreflective e-Ink, veramente la tecnologia adatta a questo tipo di prodotti. Inserisco anche la qualità costruttiva senza compromessi, infatti è resistente all'acqua e anche carino esteticamente. E infine, come terzo aspetto positivo, inserisco il software, che è bello completo e come sapete fa bene la differenza quando si tratta di questo tipo di prodotti. Per quanto riguarda gli aspetti migliorabili, direi che un GPS poteva starci benissimo, anche non precisissimo da utilizzare magari solo per la corsa, per non consumare troppa batteria. Direi che poteva essere migliore anche la gestione delle notifiche sulle quali
c'è sempre un po' di confusione, e poi penso che sia ancora un po' migliorabile per quanto riguarda la precisione nel calcolo della distanza, soprattutto in camminata e in corsa, magari andando ad inserire un'opzione per regolare la lunghezza del passo. Huawei Fit è già disponibile sul mercato ad un prezzo consigliato di 149 euro. Questa è la versione Moonlight Silver che arriverà a gennaio. Ora trovate già la versione nera, sicuramente un buon regalo di Natale per gli appassionati del genere. Direi che per il momento è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video e ad iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo, vi ringrazio per aver scelto ancora una volta Tutto Android, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!